Grazie, buonasera a tutti e grazie per questo incontro, perché questa giornata veramente restituisce un po' la parola a chi in questo momento non ce l'ha, perché si trova, l'abbiamo sentito oggi, ad affrontare grandi bisogni e grandi problemi, e a volte anche senza avere delle risposte organizzate. E io vi posso portare la testimonianza di come in realtà la nostra opera, che è un'opera che ha 146 anni, si è dovuta via via evolvere verso questi nuovi bisogni. Noi ci occupiamo di bambini e ragazzi con disabilità plurima, grave e gravissima. E proprio se devo indicare una data tra il 2012 e il 2013, analizzando le liste di attesa, o meglio le classiche liste di attesa, all'Istituto Serafico non c'erano più, non ci sono più bambini e ragazzi disabili. Siamo felicissimi, felicissimi. In realtà poi l'equipe medica mi segnalava, sì, ma poi ci sono quelli, non avevano nome neanche per l'equipe medica, lo devo dire, quel tipo di equipe all'epoca. Ma quelli chi? Beh, quelli con disturbi comportamentali, quelli che non possiamo tenere. Questa frase ricorreva spesso il fatto che non, dopo una valutazione la nostra equip finiva per dire il ragazzino non può entrare qui. Era anche l'anno, poi quella del 2013, in cui Papa Francesco fece visita all'Istituto Serafico di Assisi come prima tappa nel viaggio sulle orme di San Francesco, e lì ci ha consegnato, no, un po', ci ha riconsegnato la nostra missione, dicendoci, chiamandoci ad ascoltare le piaghe di Gesù, ma chiamandoci anche ad uscire, e uscendo, andando fuori anche, incontrandosi con altre istituzioni, ma soprattutto con le famiglie, parlando con quei familiari che iniziavano anche a volte ad appellarsi a me, a chiedere che intercedessi rispetto alla struttura. Beh, quelle storie mi ferivano il cuore, e piano piano ci ferirono il cuore a tutti. E così fu proprio con Elena. Ancora ricordo il nome, ricordo la situazione, una ragazza che aveva 16 anni all'epoca, 16-17 anni, aveva girato tutta Italia in cerca di una soluzione. Io ho portato con me oggi la lettera che mi ha scritto sua madre, ci ha scritto nel luglio del 2017, ma l'ho portata un po' per dare voce a quelle persone di cui abbiamo parlato oggi, e anche per fotografare una piccola situazione. Quindi, se mi consentite, non ve la leggerò tutta, perché questa lettera ha una fine bella, perché è una lettera di ringraziamento, ma vi leggo la prima parte. A luglio ci arriva questa bella lettera. In tanti mi conoscevano come la mamma di Elena, persino la mia psicologa in Calabria spesso mi chiamava erroneamente con il nome di mia figlia. Nelle ultime mie sedute di psicoterapia ormai ero diventata Elena, ed Elena, mia figlia, era diventata Paola, una dia della nostra che confondeva chiunque ci conoscesse. Mia figlia, ad aprile prossimo, compirà 21 anni, ha una diagnosi funzionale orientata all'ipercinesia e il ritardo mentale del linguaggio. Ancora ad oggi non esiste una diagnosi clinica che definisca precisamente la causa del suo disturbo. Sin dai primi anni, come madre, non è stato facile misurarmi con una dimensione diversa. Non ero sicuramente pronta, non mi sentivo preparata e andavo perdendo la mia autostima giorno dopo giorno. Nel mio bacino di utenza in Calabria, ma anche fuori regione, come in Lombardia, in Liguria e nel Lazio, estenuanti e continui furono i consulti tra neuropsichiatri, educatori, formatori, psicologi, nei contesti di istituti e centri specializzati. Avevo sempre l'impressione che mi palleggiassero dall'uno all'altro, senza mai prendersi in pieno a carico un percorso globale, anche minimo, di integrazione socioeducativa per mia figlia. Pertanto iniziai io a inventarmi percorsi di integrazione per l'infanzia. Dopo i vari tentativi di inserimento in alcuni centri italiani e terapie di riabilitazione falliti,
decisi con grande dolore di abbandonare il lavoro e affiancare mia figlia nel percorso verso l'integrazione scolastica, un percorso che durò 3 anni circa e che purtroppo servì solo a consolidare la nostra simbiosi, senza risultati concreti nell'instaurare rapporti per lei, duraturi e gratificanti, con persone ambienti nel mondo della scuola e delle varie realtà locali, socio-educative per l'infanzia. Mi ritrovai a dover gestire da sola una situazione che sentivo più grande di me, dove tutto sembrava non essere in sinergia, ogni cosa fuori tempo, fuori luogo. Le sue improvvise crisi comportamentali divennero sempre più frequenti, spesso ingestibili, fino al punto di non poter più uscire da casa. Monitorare i suoi bisogni era diventato un impegno costante e necessario, che iniziava punto a capo ogni giorno. Un impegno che ho avuto la fortuna di condividere con mia sorella, che mi ha sostenuto e da cui va la mia gratitudine. È inutile descrivere le grandi difficoltà di un'ubicazione di utenza come la nostra, dove l'unica unità ospedaliera è sprovvista del reparto di neuropsichiatria infantile, dove i servizi sociali di riabilitazione avevano una lista di attesa lunghissima, dove nel caso di mia figlia tutta la responsabilità veniva restituita ad un'unica persona, la madre. Pertanto tutte le madri come me, lì dove c'era una madre, hanno dovuto improvvisarsi di essere infermiere, assistenti alla persona 24 su 24, farmacologhe, educatrici, operatori sanitari, istruttrici, guardie del corpo e quant'altro ancora. Quando riuscivamo, e soprattutto ce lo ricordavamo, facevamo anche le madri, stanchezza e sfinimento permettendo. E quando il risultato di un'intera giornata di sforzi era un'altra frustrazione, un maledetto senso di impotenza, mi si oscurava il cuore e l'unico sollievo a fine serata era di restare abbracciata alla mia bimba per contenere le mie e le sue rabbie. Erano momenti unici in cui i nostri sensi si mescolavano per generare un unico sentimento fatto di rabbia, compassione e amore. Nell'agosto del 2011 mia figlia ebbe di nuovo una forte regressione che la portò a rifiutare le uscite, rinchiudendosi a vivere per lo più in casa, di nuovo sotto un continuo e vigile controllo. Ero disperata. Arriva questa madre così. Ed è così che mi porta alla sua disperazione. Un po' forzando l'equipe medica, decidemmo comunque di provare. La nostra opera decide di provare. Questo ha richiesto formazione, ha richiesto reinventare i percorsi di riabilitazione. Elena è stata la prima ad entrare nel nostro centro con questi disturbi. Seguì Serena e anche quella fu una storia ancora più forte. Mi ricordo ancora il giorno in cui arrivò. Serena aveva compiuto 18 anni, anche lei aveva girato tutta Italia. Serena rifiutava i suoi genitori a tal punto che nei pochi periodi in cui stava a casa lei smetteva di mangiare. Così finiva per essere ricoverata in ospedale. Rifiutava la vita. Arrivò al Serafico, sedata in ambulanza, contenuta. Fu uno shock. Quel giorno il direttore sanitario, dopo 2 ore di valutazione, mi entrò furibondo, l'ex direttore sanitario, mi entrò furibondo dentro l'ufficio, mi disse, e ve lo dico ancora scherzando anche a lui, poi mi disse, io i matti non li voglio, qui non ci possono essere, e mi provocò. Mi disse, la ragazza ha compiuto 18 anni, non ha alcuna tutela, non c'è un amministratore di sostegno, per cui non possiamo tenerla, non possiamo sequestrarla. Se lei non firma, che firmava quella ragazza? Se lei non firma di rimanere qui, dovremo dimetterla in qualche modo. E lì la rabbia e la voglia comunque di tentare di prendersi cura, e quindi ci riunimmo. Io sono un avvocato, in realtà sto ora a tempo pieno al Serafico, ma mi chiusi a scrivere il ricorso, quello che me lo ricordo bene, ancora come si fa un ricorso in 448. E un giudice sensibile fece un provvedimento in urgenza il giorno stesso.
Serena ci ha un po' cambiato la vita perché ci ha messo tanto alla prova, ma lei, che rifiutava i suoi genitori 2 settimane fa, ha deciso lei stessa di rivedere la mamma. Quell'incontro, quelle lacrime, quell'abbraccio, beh, ci hanno restituito i fiori più belli di quel percorso riabilitativo. E lunedì festeggiamo, lunedì lei ha voluto fare una festa e invitare tutti. E tutto questo da lì, quello che vi voglio lasciare è anche di come un'opera, la nostra, che nasce come un'opera cattolica, non può fermarsi a fare quello che si è sempre fatto. Il carisma del fondatore era quello, certamente, di rendere piena la vita dei disabili. Il Serafico è nato per prendersi cura all'epoca di bambini e ragazzi sordi e ciechi. La missione è sempre la stessa dopo 146 anni. Noi vogliamo rendere piena la loro vita e loro rendono piena la nostra. Cambiano i bisogni e dobbiamo andare avanti. Non possiamo aspettare l'istituzione. Non ci dice questo il principio di sussidiarietà. Noi dobbiamo andare avanti. Ci seguiranno poi le istituzioni. Ecco perché questa giornata poi è importante. E dobbiamo andare avanti con delle risposte concrete attraverso percorsi che non sono solo percorsi di cura, ci dobbiamo anche far carico di un'azione culturale, incidere sulla cultura, parlare, perché la persona sia sempre al centro, la persona, indipendentemente dai suoi limiti e della sua fragilità. Dobbiamo agire a livello sociale, perché l'esperienza di questi ragazzi che vengono a noi è un'esperienza di relazioni molte volte interrotte. Allora siamo chiamati tutti a ritessere la rete delle relazioni. Oggi si è parlato di povertà, la carestia di beni certamente è molto grave, ma la carestia di relazioni certamente lo è ancora di più, perché i beni, anche se sono pochi, se condivisi, aprono la strada della felicità. Da soli non c'è strada di felicità né di speranza. C'è poi l'azione politica, perché anche questa ci compete, perché dare le risposte a questi ragazzi è prima di tutto un obbligo che non attiene, penso alle virtù, alla carità, certo noi lo facciamo per carità, certo noi agiamo con speranza, certo noi agiamo con fede, ma prima di tutto, e questo non riguarda solo noi credenti, è un atto di giustizia. Perché c'è qualcosa che è ancora peggiore della dignità. Oggi abbiamo parlato di dignità. Io credo che siamo un gradino sotto la dignità, che è la decenza. E una società che umilia non è una società decente. E quindi siamo chiamati tutti a fare la nostra parte.